Ciao a tutti, buongiorno e bentrovati a Tuareg in Sud con Clio e con la piccola Lulu. Vorrei parlare delle donne nell'antica Grecia. Pare che tutte quante andavano affidate ad un marito, quindi dopo la cura del padre, il padre le consegnava ad un uomo, cucinavano, si occupavano della prole, passavano il tempo dentro casa, uscivano. Ma oggi, mi domando, le donne sono come erano allora? Faccia, ma che ti ha morto il gatto? Forza, su, ripigliati, dai che la vita è bella, dritta, forza. Ciao. Che è successo? No, tutto a posto. Tutto bene. L'hai fatto il colloquio? L'hai trovato lavoro? No. Io sono diventata manager, lo sai? Ah, sei manager? Sì, mi hanno aumentato lo stipendio. Ah, sì. Bello. Penso a comprare una macchina cabrio. Ah, cabrio. Sì. Basta che premo un pulsante, si apre, vado, figo, no? Sì, figo. Tu? Io, ok. Tu devi contare su di te quello che è qua nel cuore, quello che è qua nella testa. Non è che puoi pensare agli altri, quelli che c'è intorno. Che tipo... Guarda a me, io non guardo in faccia a nessuno. Vado, i miei capelli, il mio sorriso. Metto gli occhiali, sto sempre a parlare al telefono. Io non ci penso agli altri, io penso solo a me, a correre come un treno. Vado come un treno. Vado. Penso solo a me, come un treno. Vado. Penso solo a me, come un treno. Vado. Mi lascio tutto dietro. E tu stai alla stazione... E aspetti e vedi i treni che passano e non ci sali su un treno. Vado. Come fai a cogliere l'occasione? Tu non vivi in Italia, è facile per te, no? Parlare, dire le cose così, è facile. Ma io in Italia ci ho vissuto, bella mia, per questo me ne sono andata. Vado. Tu che aspetti? Io odio avere due telefoni. La prossima volta che vai al colloquio, innanzitutto ti cambi, perché vestita così mi sembri... un mix fra una donna delle pulizie del 400 e una che si è persa e non sa più dove è la sua valigia. Quando vai, cerchi lavoro, tu devi essere convinta. Sguardo tigre, li devi ammazzare. Il posto è tuo, sono loro che ti cercano. Poi i capelli, vabbè, assolutamente te li scopri, ti fai vedere il collo, ma il viso. Dici la piega? No, ma proprio tutto, cioè il volume, il colore, la brillantezza. Te quando ti siedi devi essere proprio a tuo agio, stai così, ti chiedono il caffè, tu ovviamente lo accetti e poi lo lasci là, perché per te quello che ti danno loro è tutta una cosa in più, tu non hai bisogno di niente. Poi dritta, su, dritta. Ti siedi e li guardi negli occhi. E sorridi non troppo, sennò ti viene una coglione. Li punti. Così? Così li spaventi. E come? Devi far vedere che sei sicura di te, che ce la vuoi fare, che sai che quel posto di lavoro è il tuo. Sì, così. Ma devi rilassarti, devi essere a tuo agio, come se parlassi con una tua amica. Piena, naturale, disinvolta. Sei pronta? Sì, quasi, dai. Mi sto motivando, effettivamente, ok. Non la fai sentire? Forte, così. Ok, bene. Dai, mi è arrivata l'energia. Brava. La paura. Bello, ok, perfetto. Quindi posso andare? Dritta, sì. dritta, ah, su. Ok. Sorrisone. Ok, così. Sì. Vai, gasata, dai. Ce la farò, brava. Grazie, ok. Allora vado. Grazie ancora. Ciao. Ciao tesoro, grazie ancora. Ciao. No, sono troppo felice. Michela.